Eccoci qua ragazzi, un nuovo effetto molto interessante, veramente molto interessante. Un effetto con, cambiamo, un asso di quadri, un asso di fiori, un asso di cuori e infine un asso di picche. 1, 2, 3 e 4. Ok. Lo spettatore taglierà una porzione mazzo, ne taglierà un'altra e arriviamo alle carte dorso in alto. Quindi da questa preleveremo praticamente la prima. Giriamo un 3 di cuori. Posiamo e togliamo tutto il resto. Ora giriamo il primo asso, giriamo il secondo, giriamo il terzo e magicamente il 3 di cuori si sarà cambiato di posto con l'ultimo asso. Questa è la routine di oggi, la reputo molto interessante ragazzi, nella sua costruzione, nella sua semplicità, ma veramente molto interessante. Andiamo a guardare. Allora, abbiamo bisogno di un duplicato, 2-3 di cuori, che lasciamo sulla cima del mazzo e quindi gli assi, pezzi in un punto qualsiasi del mazzo, meschiamo così da ricreare l'esatta costruzione. Quindi prendiamo il mazzo, faccia a noi, e andiamo a tirare via i quattro assi. Prendiamo uno, prendiamo due, prendiamo tre e prendiamo quattro. Li torniamo, faccia in alto sul mazzo, ne sfogliamo, prendiamo un break sotto il primo tre di cuori, ossia la prima carta del mazzo. Chiudiamo e facciamo un add movie, ossia mostriamo i quattro assi ma in realtà carichiamo una carta in più. Quindi mostriamo il primo asso di quadri e lo giriamo sotto mostrandolo, quindi asso di cuori lo giriamo mostrandolo, l'asso di fiori lo giriamo mostrandolo, l'asso di picche che giriamo e mostriamo. In realtà abbiamo 5 carte, tant'è che quando noi ritorniamo di dorso i quattro assi e li posiamo sul tavolo, in realtà noi abbiamo posato un 3 di cuori, un asso e un asso. Ora dobbiamo rendere naturale la scelta della carta del 3 di cuori che abbiamo in cima al mazzo, in doppia col quarto asso. Come faremo? Badducci forza ragazzi. Perché lasciare la strada vecchia? Giriamo, spieghiamo bene magari per coloro che non la conoscono, si prende una porzione di carta un po' piccola, si gira di faccia, quindi si va più a fondo prendendo una porzione più grande e si rigira ancora una volta. Va da sé che se togliamo le carte dorso in alto noi siamo tornati alle prime due carte del mazzo. Quindi prendiamo un break, giriamo la doppia, mostriamo il 3 di cuori, torniamo la dorso in alto e la posiamo da parte e posiamo il mazzo. In realtà abbiamo usato l'asso di picche. A questo punto mostriamo il primo asso, mostriamo il secondo asso e mostriamo il terzo asso. Prendiamo in mano le due carte, facciamo un piccolo gesto magico e mostriamo come si siano cambiate di posto. Questa era la routine e ragazzi io ve le mostro perché ogni routine c'ha un particolare che è veramente interessante. Ciao!